Ti sparo sul pipino, ti sparo sul pipino. Ti avevo avvertito, ti avevo avvertito, signore. A un certo punto smette di essere dritta. Ma porca, il mio primo bunker con tanto di botola sta diventando praticamente lost. La nostra prima keycard. Sì. Oh, Ash antincendio, ti voglio proprio una cifra. Signore, buongiorno. Wow, Kelvin, non puoi metterti sopra il fuoco. Guardatemi, cammino sulle acque. Ok, ok, volevo essere un messia. Oh, aspetta, ma questa è una pentola? Sì, abbiamo la pentola, gente. Lo faccio per la scienza. In effetti abbiamo un bel braccio crudo. Signori, in cucina dovete essere sicuri che l'indigeno sia fresco di giornata. Kelvin, ho sentito rumori brutti, figliolo. Che sta succedendo là fuori? Cosa indichi? Ok, ho capito cosa stavi indicando. Mai mancato di poco? Aspetta, 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 che c'è una mira de merda io invece. Signore, l'ho sparato in te. Da dove è entrato? Ma mi è entrato dal buchi. Signore, non si può entrare in casa altrui e che stracocchio? Mo basta veramente però. Ok, questa gente ogni tanto mi resiste ai proiettili in faccia. Sta cosa non va bene. Lei è grosso, ma non penso sia a prova di proiettile. Ah, io sei a prova di proiettile. C'ha la maschera d'oro! C'ha la maschera d'oro! Ok, la maschera d'oro non è a prova di proiettile. Ehi, 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 no, no. Ti sparo sul pipino, ti sparo sul pipino. Ti avevo avvertito, ti avevo avvertito, signore. Sì. Ma cos'è? Tutti con la maschera d'oro? Ok, non posso continuare a sprecare proiettili. No! Signore, venimi qua con la maschera d'oro a fare il fighettone, il nobby. Dove è andato il tizio grosso? Dove è andato il tizio grosso? Kelvin, come al solito, utile come un dito nel ci siamo capiti. E salve a tutti, io sono DonoGamer e bentornati su Songs of the Forest 2024 Edition. Signore, signore, ma perché devi farlo stro... E beh, toccate fuga! E toccate fuga! Vieni qua a dirmi Songs of the Forest 2024 Edition. Signor, io a rompere le balle. Oh! Ti ha fatto male il proiettile? Cosa è successo? Racconta tutto allo zio Lon. No, non mi sali sulla roba. Non mi sali sulla roba. Oh, oh, mal di panzina. Mal di panzina ti è venuto. Ma che piacevole incidente. Oh, porca trota. Il cadavere di suo cugino mi appartiene, buon uomo. Io farò cose improprie anche al suo di cadavere. Ha capito, vedete? Basta parlargli con convinzione. Ok, sta battendo in ritirata? Ma mi assalgono ogni 1,5 secondi. E prima che qualcuno di voi dica qualcosa, lo so, mancano minuti di video che no, non vi faccio vedere adesso. Pazientate 5 secondi che dovevo costruire in realtà le mura difensive prima di iniziare a registrare. Poi ho salvato la partita e mi sono accorto che c'erano un po' di invitati, che si erano auto-invitati, insomma, avete capito il senso del discorso. Ah, che due cocchio di balle la mia esistenza. Kelvin, ragazzo, dammi una mano che dobbiamo finire la palizzata. Ok, si potrebbe essere accorto del cugino. Dicevo, prima che i signori vengano a rifarci nuovamente. Cos'è sta brutta abitudine di salirmi sulle robe? Porca la miseria, dovete proprio veramente smetterla. Kelvin, fai la punta ai cosi tu intanto. Oh, bravo, è l'unica cosa che sai fare. Il signore si sta avvicinando molto rapidamente e io non ho né tempo né abbastanza legna per riuscire a terminare il lavoro. Signore! No, 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 no. Ho detto no. T'avevo avvertito, t'avevo avvertito, coso? No, 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 no. Ok, ho tolto una gambina, più gambina. Ok, direi abbastanza gambina. Mo, basta, veramente. Questa la posso portare via io? Mi sembrava uno strumento molto tecnologicamente avanzato, signore. Ok, abbiamo finito i cattivoni? Sì, abbiamo finito il cocchio di robi orribili, brutti, cattivi. Oh, e basta, ragazzi. Ok, raccogliamo tutte cose. Aspetta che recupero anche la legna qua fuori, perché spesso e volentieri mi dimentico di averla lasciata lì dai primissimi episodi. Ok, l'inverno continua a rompere le palle, proprio una cifra. In verità, questa mattinata non è neanche così tanto fredda. Se notate bene, la barretta del congelamento ancora non mi ha stracciato le balle. Però, prima di continuare con la nostra esplorazione in mezzo al freddo e al gelo, dobbiamo assolutamente recuperare un bel tutozzo invernale. E oggi vado anche a visitare alcuni dei bunker dei ricconi della zona. Beh, sappiamo bene che sono tipo tutti morti praticamente. Ma vabbè, dettagli. Ok, ho parecchio nastro adesivo. Per un secondo mi ero spaventato. Ne sto sprecando una grande quantità per craftare sempre secchio di armature d'osso. Da questo punto di vista sono molto più pratiche le armature quelle inquietanti e tutte cose. A posto? Perfetto, non ne posso... ne posso craftare ancora? Che bucio, perfetto, voilà. Non abbiamo praticamente sprecato nulla. E direi proprio di indossarle subito adesso. Now, così liberiamo spazio. E ne abbiamo ancora 5 di armature inquietanti. È vero, avevo ancora un po' di pelli di animali. Perché devo ancora farmi il divano, in effetti. E voi direte, Lon, che cazzo bubolo ti serve il divano? Non rompete le palle, siete voi degli esperti survivalisti del mondo videoludico? No, perché vi chiedevo qualche consiglio, se lo foste perché io faccio schifo al cocchio. Ma vabbè, dettagli, grazie, chiaro. Oh beh dai, ma ha richiesto proprio uno sfacelo di tempo, ma pian pianino. Va che spettacolo. Ok, siamo quasi arrivati dall'altra parte. Passiamo molto vicini alla nostra catasta di legna. Contro ogni aspetto. È dritta sta roba? Non mi sembra molto... A un certo punto smette di essere dritta.
Ma porca... Perché? Perché non me ne va giusta una nella vita? Neanche a pagarla? Il telone stanco ieri sera che si era messo a fare il suo lavoro non si è accorto che deve aver storto la visuale? Ad un certo punto... Oh, ma dai, il resto è dritto? Sì, così è dritto... No, mi spariscono le punte. No, le doppie punte, Kelvin, lascia stare. Tu sei stanco! Tu sei stanco che hai dovuto fare solo un po' di punte? Non io che sto letteralmente togliendo tronchi dal terreno con la sola forza delle mie mani e dei porchi supremi che... Ma lascia stare che è meglio. Ok, direi decisamente molto meglio adesso, molto più dritto. E non passiamo così tanto vicini alla catasta di legna. Poi ci si fa un paio di porte e non si vede uno stracocchio di nulla. Ok, devo andare a pesca, figlioli, perché non sono messo bene per quanto riguarda il cibo. E non ne ho trovato molto nei Ok, dovremmo andare in un bunker. Se vado in un bunker trovo una quantità spropositata di cibo che mi basta da qua fino alla fine dei tempi, siamo onesti. E non mi farebbero schifo un po' di pietre, perché volevo terminare anche la costruzione del camino. Oh, che fortuna! Il corso d'acqua dietro casa, come potete notare, invece, non si è congelato! Bene, 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 bene. Potrei in futuro portare qui Kelvin e dirgli di divertirsi a fare l'amichevole Sanpei di quartiere. Mi sembra effettivamente la soluzione migliore. Anzi, in verità, io sono vicino. Ah, non vedo più nulla. Al bunker. Ve lo ricordate quello dove abbiamo recuperato i golf cart la prima volta? Non dovrebbe essere poi così tanto distante. Ecco, vedete che è comparso il simbolo sul radar? Perché abbiamo trovato il GPS ancora lo scorso episodio. Anzi, le coordinate e tutte cose. Potrei farci un salto qualora le tenebre iniziassero a calare troppo rapidamente. E casomai passiamo lì la notte e ritorno poi il giorno dopo sperando che il pesce non sia marcito. Ah, una bella rottura. Un cadavere? Ovviamente ho trovato altri cadaveri. Io non so neanche perché mi stupisco. Sì, non avete neanche... sì, avete un po' di roba da regalarmi. Meglio che niente, figlioli, vi ringrazio. Comunque sì, da queste parti c'è una quantità spropositata di pietre. Di solito le trovo vicino ai corsi d'acqua, che possiamo riportare indietro, così domani vedo di terminare il cammino. Allora, io magari un salto veloce veloce. Ma sì, dai, Lonino, devi solo ok, non mi faccio male. Dicevo, seguire la corrente del fiume a ritroso e ritorni lì in men che non si dica. Scusate, ma non c'è una quantità eccessivamente elevata di gente appesa agli alberi morta male da queste parti? No, ce ne sono veramente un sacco. Avrò trovato almeno 7... Guarda! Ma cos'è? Ma è una riunione di gente morta? Facciamo una bella cosa. Mi sento seguito, ma vabbè, dettagli. Vi lascio la parte di video che dovete ancora vedere della scorsa puntata. Guarda lì, guarda là! E dicevo, della scorsa puntata. E noi ci rivediamo quando il telone o arriva al bunker oppure succede qualcosa di interessante. Stavo cercando un cacchierbumolo di golf cart. Ah, ok, poco più avanti. Quanto scommettiamo che li trovo ad accogliermi dall'altra parte? Sei bagnato e hai freddo? Dimmi qualcosa che non so. Allora, sento rumori brutti. Ah, che spavento, testa di minchia. Mi hai fatto cagare in mano. Vieni, vieni, vieni un po' più nell'acquetta, bastardo. Oh no, ma c'è l'intrafamiglia qui. Qualcuno ha fatto la minchiata, vedo oggi, Questa volta impara a nuotare deficiente. Il problema più che altro è che ce ne sono altri 3-4. No, mi correggo, ce n'è un altro in meno. Perfetto, ma... ci sei anche tu, ovviamente. Guarda, dai, che lo volete fare. Però prendimi anche tu, lascia, che mi cago. Signore, venga un ciccino più avanti. Un attimino più avanti. Dai, che ce la fai. Nah. Ah, ho trovato il punto tattico. I tizi saltano, ma non riescono a raggiungermi. Volevo mettermi in un punto furbino. Più che altro. Ah, ma siete in due. Dicevo, per lanciare un po' di esplosivi. Ormai dovremmo essere arrivati, non credo manchi tanterrimo. Dai, Ok, questo non è male, però scivolo dopo un po'. Non è male, oh, non è male. Lancia la bomba, perfetto. Ok, resta fermo lì, resta fermo lì. E... vai, Garo. Quello è sparito di certo. Ok, gli altri probabilmente saranno ancora vivi. Ma quello è passato a miglior vita in un universo parallelo, diciamo. Ok, proviamo a dare un'occhiata, vediamo un po', perché sono confuso. Non so dove potrebbero essere finiti. Potrebbero essere anche compenetrati male con la parete. Allora, uno è lì. In, come per magia, non c'è più. No, signora, signora, per favore. Oh, e si amagna. Merda. Ok, sì, siamo arrivati. Siamo arrivati, figlioli. Aspetta, Lonino, non ti fidare, ti farebbe comodo una bomba, sai. Tanto le puoi ricraftare, voglio dire, cos'è, te le devi tenere lì per... Ah, i bambini da portare all'asilo. Tanti bambini da portare all'asilo. Aspetta, non c'è nessuno? Davvero non c'è nessuno? Ok, oh, buon Salvino. Signori, abbiamo trovato la pala. Meraviglioso, ci prendo a pala latte i bambini. E non chiedetemi cosa io stia guardando, perché sta cosa mi inquieta proprio una cifra. Ok, evitiamo di farci testa di minchia. Per cuotere dalla prole, che cosa buona e tanto giusta. Fatemi giusto recuperare eventualmente delle munizioni. In verità c'è andata di culo, ragazzi. Ho risparmiato un bel po' di materiale.
Facendoli morire affogati come dei poveri imbecilli. Ah, ma la prole è dovunque quest'oggi. No, 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 no. Non sono la vostra mamma. Sono un gran pezzo di gnocca, ma non sono la vostra mamma. Ok, io mi ritengo non soddisfatto. Anche di più. Vediamo un po'. No, 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 no. Diciamo che non c'è altro. Diciamo che va bene così. Ok, non mi resta che ritornare sui miei passi. Devo solo evitare di farmi bullizzare dalla gente che potrebbe avermi raggiunto fin qua. Adesso no, è tutto tranquillo. Altro denaro, molto molto bene. Sento dei rumori brutti in lontananza. Aspettate che devo buttare sulla stamina, perché se mi attaccano sono nella M più totale. E beviti anche questo, visto che non ho potuto ricaricare la borraccia. Ringraziamo il freddo e il gelo. Ok, pronto a fuggire. Ah, ok, come non detto, come non detto, come non detto. Brutta giornata, brutta idea, brutto tutto. Oh, mi stai seguendo. Corri in acqua, corri in acqua, corri in acqua, corri in acqua, corri in acqua. Fatti raggiungere, signore. Yuhu. Ah, è bloccato il cretinotto. Nino, non ti gasare, che poi il signore te la fa pagare malamente. Vediamo un po' se riesco a tirargli una bomba a mano. Cosa hai fatto? Ah, ok, credevo stesse mangiando qualcosa. Oh, sei vivo. Come fai a essere ancora vivo? T'ho tirato una bomba a mano? Ne vuoi due? Non fare complimenti, tanto ne trovo altre. E che è immortale. Facciamo tre bombe a mano? E che stracocchio. Oh, alleluia. Almeno di questo ci siamo liberati. Ci sono parti del suo corpo brutto e cattivo dovunque. Ok, devo ritornare al punto di salvataggio che abbiamo creato un po' di tempo fa, evitando di farmi bullizzare dagli altri tizi. Aspetta, che ne approfitto. Sono dei flare. Non so quanti mostri brutti e cattivi restino. Uno lo vedo laggiù. E quello è un tizio abbastanza normale. No, è anche lui brutto e cattivo, purtroppo. Ah, ce ne sono parecchi. Ce ne sono almeno tre. Aspetta, 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 queste cose. Aspetta, queste cose. Amen se rimango leggermente ferito. Qui dovremmo aver recuperato, credo, spero, mi auguro tutto. E ora ricordati tu, io da... Ok, provenivo da qua. Sicuramente ce l'ho tanto attaccato al culo. Provenivo da questa parte? Sì! Ok, corri. Batteria usata, va benissimo, ne ho ancora. Vada tranquillo, signor gioco. Ok, salva la partita, almeno salva la partita prima che arrivino. Ah, e poi scappa via. No, sono già arrivati! E che cocchio! E vabbè, ma due secondi di tempo nella mia vita. Ok, solo uno è riuscito a raggiungermi e ha già perso interesse. Ha ritrovato interesse. Ha ritrovato l'interesse anche molto rapidamente. Ehi, è vero che si gira, è vero che si gira. Mi ero completamente dimenticato. Attacca pure 86 volte, non ho fatto problemi. E che cocchio. Trovo l'ascia del pompiere, che non dovrebbe essere poi così distante. Vi faccio passare io un brutto quarto d'ora. Signore, me la regala un po' di pelle, scusi, eh. Ah, un po' di par condicio. Ok, ora, mi fate salvare, perché sono troppo sconvolto e che stracocchio. Ok, ora se nessuno cortesemente prova ad aggredirmi male alla faccia, io tornerei indietro sui miei passi. Com'è che sto cominciando ad avere così tanto freddo? Grazie. No, droghe non ne ho bisogno, ma apprezzo il contributo. Ma sono respawnato un po' di risorse. Senti, tracannatele comunque, così giusto per simpatia. Tanto non penso che i cannibali le sappiano utilizzare. Ok. Porca miseria, che è? Signore, mi ha fatto cagare in mano. È lei che ci... Aspetta. Qua c'erano degli esplosivi l'altra volta. Questo vuol dire che molto probabilmente... dimmi... Sì, 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 arrivo, arrivo. Un attimo, su subito da te, ciccio. Tienimi cortesemente questa bomba esplosiva. Porta pazienza che c'avevo l'inventario un po' pieno. Olè! Che schifo. Ok, tieni fuori l'arma. Scusi, permesso, buon salve. Tua nonna, quella Batgirl di merda. Lascia stare che è meglio. Perché è così tanto freddo in grotta? Ok, si sta riplacando il freddo, ma... Forse perché ci stiamo avvicinando bambini alla superficie. Ma per davvero... Ma perché non siete all'asilo? Come nella vostra regione non hanno ancora riaperto gli asili? Ah, non è un problema mio. Ok, Lonino, lascia stare la prole che è meglio. Recupera. Ah, siete proprio attaccati al culo oggi. Ma mi stanno seguendo proprio una cifra. Ma non sono la vostra mamma. Ho un bel paio di zizze. Ma non sono la vostra mamma. Fatemene una ragione. Altri bambini. Ma sti genitori. Oh, ragazzi, proprio una responsabilità nel tirarli su, che è qualcosa di incredibile. Manca l'uscita, deve essere da queste parti. Ok, oltre qui non dovrebbero seguirmi. E nemmeno io posso ritornare effettivamente indietro. Perché ci sono cadaveri dovunque? Poi, da dove spunta la materia prima per produrre cotanti cadaveri? È una domanda biologicamente e organizzativamente legittima. Ok, siamo ritornati là fuori. E oh no, stanno calando le tenebre? Sì, sono arrivato proprio al tramonto. Ok, io in qualche modo vedo di ritornare al nostro accampamento.
Ci hanno spawnati un po' più in là. Quella è la grotta in cui siamo entrati, se vedete in basso a destra sulla mappa. E... va bene ragazzi, io vedo di incamminarmi. Tanto cosa vuoi che sia farsi una bella camminata nel cuore della notte, in mezzo a un bosco e non vedi nulla, e c'è pure la neve che rischi di scivolare ed è pieno zeppo di cannibali. Pff, banale. Ed eccoci ritornati nel presente. Curiosamente non sono ancora stato aggredito lungo la strada. Mi pare che passassimo in parte a un accampamento dei cannibali, neanche detto. Oh, e non c'è nessuno? Mi fermo giusto un attimo. Vediamo un po' se mi regalano delle scorte. Beh, un telo me lo porto via anche volentieri. Oh, salve, scusi, ho trovato questa lancia, è sua? Gliene posso ritornare anche un'altra se vuole, non faccia complimenti? Stavano facendo il bagnetto. E vai, così sono praticamente invisibili. Uber tattici, bravi ragazzuoli. Ma domanda da un milione di dollari: se io adesso gli devasto completamente l'accampamento, la prossima volta lo trovo disabitato perché si sono offesi e non possono permettersi una nuova tenda? È una domanda a cui la scienza potrebbe voler rispondere. Dove sono andati, signori? Yoho! Ah, ok, sono lassù sugli alberi. Hanno paura del sottoscritto. Oppure potrebbe essere anche che non mi lavo da 3-4 giorni e c'ho l'ascella un pochettino fetecchia. Loro erano controvento. Immagino gli sia arrivato uno sberlone olfattivo in faccia. Ad ogni modo, siamo praticamente arrivati al bunker. Devo sperare che i signori non vengano a farmi bubu sette te. Ma con questo coso va letteralmente dovunque. È inarrestabile, porca la miseria. Ora, io devo anche ricordarmi dove cacchio bisognasse scavare. E questo che cos'è? Batterie. Ripigliale perché le possiamo utilizzare per i pannelli solari, come avrete notato. Allora, se dovessi ipotizzare... eccolo qua. Ok, c'è il simbolo della pala. Quindi direi di inaugurarla prima che muoio male di freddo. E vediamo di rimboccarci le maniche. Non mi ricordo come funzionasse la meccanica di scavo. E di sicuro la neve non mi aiuta, ma manco per il cocchio. Ok, sto cavando, ma abbiamo trovato un... aspetta, la vedo. Guardate bene sulla sinistra. Siamo stati anche fortunati. Ah, ok, aspetta che mi sento osservato. C'ho paura, sapete che hanno un'arte per spuntare i bastardoni al momento sbagliato. Dai, neve. Ah, ok, stavo scavando sul cemento. In realtà la botola è molto più piccola del previsto. Sì, ma scusate, ho capito fare i bunker difficili da trovare. Ma siete degli imbecilli, immaginate. Oh, ok, me l'ha scoperto tutto in una volta sola. Vai, apriti sesamo. Il mio primo bunker con tanto di botola sta diventando praticamente lost. Maintenance A, perfetto, manutenzione A. Ok, vediamo un po'. C'è nessuno, scusate. Testimoni di Lon. Ciccio, apri, tira. Oh, bravo ragazzo. Oddio mio. Io non scenderei così. Io prima di tutto avrei guardato. Oddio, sento rumori brutti. Con una torcina per assicurarmi che non ci fossero cadaveri. No, beh, i cadaveri non è che ti possono fare più di tanto di solito. La torcina, imbecille. Perfetto, siamo scesi da qua e questa è l'entrata del bunker. Allora, vediamo di recuperare quante più risorsine possibili. Potrei anche vedere di abbeverarmi e mangiare il cibo locale. Salve signore, no tranquillo, non si alzi per me. Allora, la zona sembra anche relativamente tranquilla. Buon Salvino, c'è il rumba. Lo posso portare? C'è una statuina sopra. Qualcuno ha messo la statuina di una ballerina sopra. Non è che siete molto normali. Sento un rumore, mi sono spaventato. No, aspetta, la lattina bevitela a suo punto. Cioè, non posso riportarla indietro. Sono stato stupido, avrei dovuto svuotare l'inventario prima di venire qua. Ma vabbè. Aio, no, quella musica che avrò staccato per gli iscritti che rompete i maroni. Fun fact, non si può spegnere la musica. Ho provato a percuotere il giradischi e tutte cose. Quindi per questa parte di video voi non sentirete l'audio, perché non posso rischiare problemi col copyright e tutte cose. Molto sexy, signore, complimenti. Ah, oh, la tecnologia, che bella cosa. La nostra prima keycard. Sì, Carl Planter. Ho letto bene, eh? Chi è? Un tizio della manutenzione? Perfetto, con questa ci possiamo aprire qualche porticina. Molto ma molto furbina. Ramen pronto istantaneo. Squadra, questo pomeriggio ci siamo accorti che un quadro dalla collezione personale del signor Pafton è scomparso. Se qualcuno ha qualche informazione, si prega di parlarne con me direttamente. Hank, direi che qualcuno aveva una leggera ossessione per il capoccia di zona. E questo che cos'è? Un'estensione per una pistola. Oh, binario per pistola, molto bene. E abbiamo trovato il bunker gastronomico. Ok, se dobbiamo andare a far... Madonna, c'ho la musica hard rock che pompa nelle casse, che lascia stare che è meglio. Cereali crunchy winches, perfetto. E da quest'altra parte invece abbiamo un comodo lettino. Oh, molto molto bene. Che possiamo anche utilizzare. Oh mio Dio, possiamo portare via con noi tutta sta tecnologia? Beh, tecnicamente abbiamo i pannelli solari. Buongiorno! Brutta giornata per essere lei, direi, eh. Ma ha lasciato qualcosa di interessante?
un libro, La linea della corporazione. Vabbè, non so tradurlo correttamente. Abbiamo anche... No, ho capito, metti via quel cocchio di libro. Ah, c'è una linea che non devi superare. Ok, Ciccio, c'hai il Parkinson quest'oggi. Oh mio Dio, lo smoking. Posso andare in giro con lo smoking? Che cosa buona e tanto giusta. Un po' di troche, quelle buone, buone, buone. E non mi pare purtroppo di vedere molto altro. Mi ha lasciato anche della carne in frigo. Sembra ancora in buone condizioni. Quella roba là è andata un attimino a male. E maronne, ragazzi. Ah! Porca miseria, che spavento! Ho fatto un salto sotto sulla catreca. Datemi un secondo che non pensavo ci fossero bambini da portare in asilo. Oh, ma che carini! In realtà erano solo stanchi e avevano bisogno di dormire. Lasciamoli dormire. Pannelli solari. Molto, molto bene. Del filo. Sono stato io a urtare cose. La nuova ascia. Aspetta. Oh, ascia antincendio. Ti voglio proprio una cifra. Allora, andiamo a sostituire praticamente la vecchia ascia tattica con la molto più moderna ascia antincendio. Perfetto, quindi ora quando premo uno dovremo poterla equipaggiare in automatico. Altre lampadine. Perfetto, resina per la stampante. Dannazione, non ho spazio per altri pannelli solari. Anche le batterie siamo pieni. Ma ragazzi, possiamo ritornare qua in un secondo momento. Oh, che buccio di chiurlo incredibile. Beh, collegherei comunque un secondo pannello solare sia a casa che alla recinzione esterna, perché prima o poi ci servirà. Ok, ora con questa tesserina possiamo visitare un sacco di location, in effetti. Ok, si accettano scommesse. Da quanti cannibali sto per essere bullizzato male male? Ah, le mie povere corna, gioco? No? Tutto tranquillo? Beh, davvero? Oh, meglio così per una buona volta. Ad ogni modo, sì, siamo messi bene a risorse. Che ore sono? Perché dovrei tornare indietro? 16, mi pare che il sole cali tra le 18 e le 19. D'inverno le giornate ovviamente sono più corte, non siamo neanche troppo distanti, quindi io vedo di... Ah, il bunker del cibo è là davanti? Oh, è anche più vicino del previsto. Ricordavo che c'era un bunker in quella direzione. Ma vabbè, ragazzi, abbiamo la pala, in teoria potremmo prendere il fucile. Oh, l'onino. Questi pensieri impuri e sporchi mi hanno fatto rizzare le porte del bunker. Vediamo, perché il fucile è un po' overpower. Sì, vabbè, i pallettoni non sono infiniti, non posso ricraftare le munizioni. Ah, il caro buon vecchio bug delle chest vicine all'aereo, che ogni volta che rientravi in partita respawnavano con tutto il loot all'interno. No, questa volta non c'è, se ve lo stesse domandando. Ci ho sperato, ma purtroppo non c'è. Ok, allora vedo di tornare indietro. Recupero un po' di pietruzze intanto da portare a casa. Vediamo un po' i tizi come se la passano. Signore, buongiorno. Wow, aspetta un secondo, l'ho messo sotto male? Ah, che spavento, era tuo cugino? Sì, è letteralmente esploso quando l'ho messo sotto. Ok, signore, è stato un incidente in buona fede. Non sarà... No, guardi che sono da questa parte. Tatticone si è girato all'improvviso. A parte che loro sono troppo veloci ad attaccare. Ecco, la nuova ascia antincendio, dovrei farti il culo a strisce. Vuole morire? Non faccia complimenti. C'è il 3x2 sui decessi improvvisi. Oh, mi ha regalato anche un portafoglio. Grazie, è stato un piacere incontrarla. In sua difesa, sì, sono stato un po' stronzo io. Salve, sono il telone di un po' di tempo dopo. Allora, ho fatto avanti e indietro recuperando un po' di rocce. Non ho neanche dovuto ritornare effettivamente al fiumiciattolo. Ce n'erano di più vicine e infatti, come potete notare, ne ho accumulate un bel po'. Ok, dovrei potermi finalmente... Lo so che manca poco al tramonto, cazzarola. Dicevo, dovrei potermi finalmente craftare quello stracocchio di camino quanto prima. Finalmente una buona notizia. Kelvin, vedo che non hai minimamente fatto un cazzo di nulla. Ah, quanto sei utile, Kelvin. Se non ci fossi tu non cambierebbe assolutamente niente. Il problema è che stanotte ci attacca. Anzi, stanotte fra 1,8 secondi, siamo onesti, ci assalteranno. Vabbè, volevo fare il falò quello grande più grande. O quantomeno terminare casa, che non mi farebbe schifo neanche quello. Kelvin, io devo trovarti delle armi, figliolo. Il problema è che la pistola non è respawnata. E sì, gioco, mi lascia mettere i tronchetti. Vai, ottimo. Ok, così almeno stanotte, se mi assaltano, posso cercare di affrontarli vedendo qualcosa che non sarebbe male. Sì, non fa troppa luce, figlioli. Non ho la possibilità di mettere delle luci esterne. Allora, continuiamo intanto col... progetto del camino. Baghera. Ole, sono calate le tenebre. Sapete cosa? Io vado a dormire. Ho notato una cosa. Dal mio punto di vista, lui, a prescindere, quando io vado a dormire, decide se spawnarti i cattivoni nel momento in cui ti corichi. Ve lo dico io, fidatevi dello zio telone. Perché non è possibile che ogni volta che dormo, cazzo bubolo, improvviso non c'era nessuno e di colpo sono circondato da proprio una cifra di persone. Kelvin, Kelvin, non sopra il fuoco. Kelvin, non puoi metterti sopra il fuoco. Si sta già preparando per i cannibali lui.
Oh, le abbiamo giuste giuste. Ma che buccio di chiurlo veramente incredibile. Vai. E parapapà, non si vede un cazzarola di nulla. Ok, direi un attimino meglio. Abbiamo terminato la costruzione del camino. Ora devo fare un po' di legna da ardere. Così siamo a posto. 100 euro che mi trovo un cannibale davanti. No, non vado a dormire perché come ho detto poi li spawna il tuo stronzo. Allora, se facciamo prima così, Lonino, in realtà ti semplifichi la vita. Perché poi tagliare la legna è più semplice. Riesci a saltare virtualmente un passaggio. Prima o poi piglierò qualcosa. Ok, vediamo un po' se basta mettere questa legna da ardere qua dentro. Non ho la più pallida idea di come funzioni il camino. Gioco non me ne ha mai parlato. Però se dovessi ipotizzare, dobbiamo prendere un bastoncino. E ah, ok, ora ho capito. Perfetto, rompi anche l'altro. Ottimo, ora lo accendiamo. Non mi dire che viene un falò normalissimo. Mi aspettavo qualcosa di meglio, devo essere onesto con voi. A meno che non possa tipo aggiungerlo in qualche modo. Mi sa di no. Davvero gente, mi sa di no. Ma cosa cazzo bubo l'ho tagliato a fare tutta sta legna io. Vabbè, posso casomai aggiungerla a questo. Kelvin, davvero ti stai abbrustolendo una gamba, ciccio. Ok, mi sa che i cannibali magari stanotte non arrivano. Quindi ne approfitto per una buona volta per farmi una dormita. Ho parlato troppo presto. Ho parlato troppo presto, che vi dicevo? No, non mi picchiate, Kelvin. No, bravo signore, resti lì sopra. Oh, oh, calmino. E calmino, porca miseria. E vabbè, ma mica se c'è lo scheletro antiproiettile. No, si fidi. Oh, Kelvin, allontanati da lì, ragazzo. Ti ho appena tirato su. Là, sei un coglione. Lasciatelo dire. Aspetta, 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 che tu si è scappottato male sulla neve. Approfittiamone, approfittiamone. Ok, morto. Più morto. Ok, direi abbastanza morto. Gli ho tagliato alcuni bracci. Devo salvare Kelvin. Signore, devo salvare Kelvin. Porti pazienza. E stai fermo 5 secondi. Scusi. Gradisco un paio di massaggi a colpi di accetta. È una mia tecnica personale. Ok, basta questi portafogli. Kelvin si è rialzato. Virginia, Virginia, che piacere rivederla. Erano un paio di giorni che non la vedevo. Ok, Kelvin sta fuggendo. Hai freddo. Credo che sia anche... E certo, il sangue che sta fuoriuscendo dalle mie ferite. Ma vabbè, dettagli. Ok, a posto. Possiamo rilassarci 5 secondi. Che stracocchio, c'ho anche casa piena zeppa di legna. Che cercavo di fare un falò. Ora fammi dormire, gioco, te lo chiedo in ginocchio. Grazie, molto gentile. Oh, sì, è stata una nottata un po' traumatica. Deposito per legna da ardere. Questo lo possiamo piazzare casomai. E non si vede una ciola di niente, ve lo metterò a terra. Ma non riesco neanche a capire se è dritto, se è storto. Scusate, che allora devo usare questo come riferimento. Lo posso costruire qui, gioco? Mi dice di no perché c'è la neve. Ok, dobbiamo costruire o una piattaforma o altro. Brava Virginia. Sì, non c'è bisogno di fare i balletti. Che mi ha portato l'aloe vera. Signora, se vuole prendere della... La carne! Cioè, tecnicamente, il pesce! Ma avete capito il senso del discorso? Aspetta, non mi dire che è andato male. No, è ancora in buone condizioni, più la carne che abbiamo trovato nel bunker. È che ho perso letteralmente qualche ora di vantaggio. Questa è ancora che sgocciola. Ok, perché non posso andare avanti con il cibo che abbiamo trovato in giro. Qui è ancora tutto surgelato. Virginia, che sta facendo? Sta ciancicando cose, non lo voglio sapere. No, Virginia, non faccia la paracula. Messa lì, sembra come se lei avesse trasportato tutta la legna. In verità non ha fatto un cocchio di nulla. Ad ogni modo, vediamo un po' se... Ok, e... Teoricamente ora ci posso mettere la legna. Sento un rumore brutto come se qualcuno avesse abbattuto qualcosa. Ignoriamo il problema per adesso come faccio normalmente nella mia vita. E guarda, volevo anche terminare la costruzione di quest'altra parete. Perché con sta casa non la finiamo più altrimenti. E di sto passo mi arriva praticamente... Prego, faccia come se fosse a casa sua. Ho capito che l'isola tecnicamente è di suo padre. Virginia, però una lavata magari. Mi è arrivata tutta anche mezza nuda. Kelvin, da dove arrivi tu con la legna? Oh! Oh mio Dio, Kelvin che si è messo in autonomia a fare un lavoro. Ragazzi, arriverà la fine del mondo molto probabilmente. Signori, per la vostra grandissima gioia, vediamo anche di installare finalmente la porta correttamente. Oh, va che spettacolo. Nei commenti mi avete detto che in realtà si può fare anche la serratura con un bastoncino. Beh, davvero. In effetti, ho visto cose, ma vabbè, dettagli. Virginia mi ha fatto cagare in mano. Quindi posso entrare e chiudere la porta. Così adesso la Virginia non entra. Sì, ma dall'esterno sono un pochettino fregato. Vabbè. Meglio che nulla. Non è che posso fare anche per le veneziane qua, gli scuri e tutte cose. Allora, aspettate che porto fuori un po' di staccocchio di legna, perché in teoria dovrei poterla buttare lì. Ok, in teoria c'è della legna ordinata. Ma lasciamo stare che è meglio che continuo a lanciarla. Qui dovrebbe automaticamente teletrasportarla lì. Per il resto dovremmo poter finalmente completare la copertura del nostro tetto. Beh, in maniera, diciamo, molto ma molto disomogenea. Perché... No! Non era quello che volevo fare il gioco... Dai, perché ti bughi così? In sti punti proprio non me lo fa mettere.
perché dà priorità alle travi quelle, insomma, avete capito il senso del discorso. Virginia, non mi può entrare così all'improvviso, ho fatto un salto incredibile sulla catreca. Cazzo, ti giri e trovi una donna completamente insanguinata? Ho capito quel periodo del mese, ma lei, Virginia, ha superato il limite consentito di sangue che una donna dovrebbe avere in faccia. Ho detto così, suona male, ma insomma avete capito il senso del discorso. Allora, io volevo anche partire all'avventura perché dobbiamo recuperare... No, sai cosa voglio che tu faccia, bravo porcellino mio. Dicevo, volevo partire in modo tale, vaghero, da trovare un po' di attrezzatura. Mi avete detto che vicino a dove mi trovo io, in teoria, ci dovrebbe... Olè! Anche essere la pentola, perché non mi dispiacerebbe cucinare un po' di cibo e non sempre mangiarlo, mangiare quello essiccato. Virginia, dica, come posso essere utile? Vuole una palpeggiata? Vuole che le regalo qualcosa? Non ho vestiti per lei, mi dispiace. Babò, la deve smettere di entrarmi in casa all'improvviso. Beh, tre gambe così non le avevo mai viste. Altro che tre uomini e una gamba. Gioco, devo finire le coperture. Devi trovare l'angolazione giusta, altrimenti, vabbè, diciamo che comunque genericamente la baita è a posto. Faccio qualche altra finestrella, mettiamo un po' di arredamenti. Il divano, è che non c'ho neanche troppo spazio. Se lo metto qua poi è un po' in culo al mondo. E richiede peraltro 6 pellicce di cervo. Però vuoi mettere il divano in casa? Fa molto Friends e tutte cose. Era la musica di Friends, no? Non l'ho mai visto, cioè, lo so, io ragazzi, che vedevo di... messo così, è giusto? In effetti sì. Abbiamo la maggior parte. No, non abbiamo un cazzo di niente, Lonino. Devo ritornare qua fuori a raccattare i bastoncini che avevi accumulato. Grazie, caro. E sicuramente anche dei tronchetti della felicità, se dovessi ipotizzare. Quindi sgnacca tutto. Vai. Oddio, di nuovo sto cazzarola di bug. Volevo solo uno stracocchio di divano. Ma no, ovviamente gioco. Mi devo complicare l'esistenza. Ok, c'ho 4 metà. Non mi ricordo neanche quante te ne servissero. 2, ovviamente le altre le utilizzo per il tetto. Già così, non è male, eh. Il resto, tanto è comunque un divano abbastanza scomodo. Non penso sia la cosa più pratica della vita. Non era quello che volevo fare. Beh, di sicuro ora individuare i bambi potrebbe essere più semplice. Voglio dire, è tutto bianco e il bambi di certo non è molto bianco. Allora, posso finalmente partire alla... No, Lonino, devi salvare la partita, razza di imbecille. Che ci fa un tronco là sopra? Mi è despona... Lasciamo stare, va. Non ci parlo più con te, gioco. Buongiorno, salve! No, ho sbagliato location, chiaramente. Do giusto un'occhiata veloce. Porta pazienza. Del C4, sì, fa sempre comodo. Non è che avete una pentola da prestarmi? Va bene, anche un secchio, ma se lo metto sopra il fuoco non è che ottengo grandi risultati. Ok, grazie, anche questo è utile. Aspetta. Veloce, Lonino. Ok, c'è un sacco... Aiutatemi a dire, un sacco di gente incazzata con la vita. Sì, molto arrabbiati. Decisamente poco tanto arrabbiati. Recupero giusto un po' di roba, ragazzi. Poi mi levo dalle palle. Giuro. Non dovete preoccuparvi. Aia. Ok. Sì, ok. Ho troppa roba. Riprendo il mio viaggio. No, dove poi stavo andando? Io sto andando di qua. Ok, a posto. Guardatemi, cammino sulle acque. Ok, volevo essere un messia. Scusate, era un trucchetto bieco. Oh, camminate anche voi sulle acque. Allora non sono l'unico ad aver imparato questo trucco incredibile. Vabbè, lasciamoli fuggire. Ok, dovrei aver fatto perdere loro le mie tracce. Mi sono allontanato veramente un sacco. Oh, vi giuro, erano sempre attaccati al culo. Oh, to guardo, ho trovato un bel accampamento. Vediamo un po' se recupero qualche risorsina utile, se siamo fortunati. No, beh, col cazzarola che mi sprechi il cibo. Te lo mangi, che tanto sta roba non è che nutre neanche più di tanto, in verità, se barrette energetiche. A posto, abbiamo del filo. Dell'alcol. Devo fare altre molotov quanto prima. È che non riesco a vedere praticamente nulla per colpa della neve. Non ho scaricato i pannelli solari. Vabbè, posso ritornare qua in un secondo momento. Tu apri tutte le casse, batterie, tanta roba. Non la posso portare via quanto mi girano le balle. Vabbè, non importa, gente. Oh, aspetta, ma qui c'è la pentola? Sì, abbiamo la pentola, gente. Finalmente posso cucinare del cibo decente e del denaro. Posso fare il fighettone in giro per la foresta. Cioè, sono morti tipo tutti. Non è che cambi più di tanto, ma ci accontentiamo. Ho già 5 molotov. Non penso che il gioco me ne faccia craftare effettivamente altre. Può fare anche in grande quantità. Il gioco dice non ci sono problemi. Craftati tutti gli esplosivi. No, non so che non posso craftarne altro. Peccato. E l'alcol al momento non ci serve a... molto altro, anche orologi mi servono solo per le bombe. No, davvero, il crafting di The Forest è carino finché non smette di essere carino e diventa effettivamente snervante. Ma che roba, dopo 2 secondi la neve inizia a ricoprire tutto. No, gioco furbacchione, quindi è come se io effettivamente non fossi mai passato. Guarda, ma è un complotto internazionale, tranne le valigie che sono effettivamente aperte.
No, assurda sta cosa. Ah, se non vi foste accorti, la gente è morta male. I loro cadaveri sono sotto la neve. Ma tecnicamente sì, la gente è morta proprio una cifra male. Ok, do ancora un'occhiata in giro, vediamo se troviamo altre risorsine. Stavo cercando effettivamente un po' di questi accampamenti. Gli altri che ho visitato, ho tagliato quelle parti, purtroppo non avevano nulla di che. Però devo darmi una mossa perché stanno calando. Paura! Dicevo, stanno calando anche le tenebre. E come per magia è l'alba di un... Porca trota, Gianfranca mi ha fatto cagare in mano! Ho fatto ricominciare la rec 2 ore dopo. Gianfranca, come mi ha raggiunto qui? Grazie, ma non c'era bisogno. Sì, ancora dell'aloe vera. Ma non ho nulla da darle io. Porti pazienza, guardi, se vuole. Volevo fare una piccola puntata di in cucina col telone. E mi sono procurato un po' di materiali. Guardi, adesso accendo un bel focherellino e ci divertiamo a imparare a cucinare. Allora, siccome sto fuoco di solito non dura uno stracocchio di nulla. Sei bagnato e hai freddo. Lo so, ho visto la Gianfranca, un po' mi sono eccitato. Ok, ci ho dato in mezzo secondo che ora se ci mettiamo questi probabilmente il falò mi dura più di 1,8 secondi. A posto? Credo che sia... Dove è andata? È già sparita di nuovo. Ma con quanta rapidità? Allora, mi sono anche ricordato di poter craftare un piccolo oggetto. Se prendiamo la custodia di uno dei GPS... Come funzionavano? Porca la miseria, localizzatore GPS. Ah, lo devo ricraftare ex novo? Scusi, ma se io ho già il GPS lo posso dare alla tizia? Vediamo un po'. Oh, ok, allora poi col tasto destro cambiavi l'icona. Mettiamole tipo il cuoricino. Gianfra, come... Vorrei... No, si scappotti male, porti pazienza. Volevo darle... Oh, il GPS, perfetto. Così almeno riusciamo a rilevare la... Ho scelto il cuoricino perché... No, la pistola me la tengo io, Gianfranca. Dicevo, ho scelto il cuoricino perché alla fine di sto gioco le possibilità sono due. O scappi con Kelvin o scappi con la Gianfranca. Una delle due. Oppure un ménage à trois. Qualcuno potrebbe anche dire il ménage à trois all'onino è un'opzione. E io dico, ci avete anche ragione. Ah, la poligamia è così tanto sottovalutata. Ottimo. Ora che abbiamo la nostra pentola, la possiamo riempire di acqua. Presumo di poterla mettere sul fuoco. Perfetto. Allora, gioco mi dice, cosa vuoi aggiungere di bello? Come faccio? Ah, ci sono le ricettine. Acqua pulita, carne bollita, ramen al pollo. Ramen al pollo richiede del ramen e un braccio. Allora, lo faccio per la scienza. In effetti abbiamo un bel braccio crudo, quindi lo buttiamo dentro. E abbiamo anche del ramen a posto, quindi... Ok, ho chiuso il coperchio e come potete vedere il tutto si sta cucinando. Ora dobbiamo pazientare qualche minuto. Ho paura di quello che potrebbe venire fuori. Sì, oggi ci diamo un po' al cannibalismo, ragazzi. Voglio dire, dobbiamo imparare a fare i survivalisti. In cucina col telone è un programma molto serio. Qua non si bada veramente a nulla, gente. Oh, aspetta che possiamo fare un altro po' di ramen volendo. Signore, buongiorno. No, venga qua, scusi. Scusi, vorrei aggiungerla al menù. Vieni qua, porca. Odio quando le prede scappano. E sono stanco di essere io la preda. Mo divento il cacciatore. No, dicevo, mo divento io il cacciatore. Oh, finiti i colpi. Ah! Vieni qua, piccola merdina, vieni qua, tranquillo che almeno diventi utile. Ah, posto, ora cortesemente signore, se mi dà un po' di parti del suo corpo, mi servono tutte, testa, gambe. Ecco qua, perfetto, anche la testa ho detto, non fare il preziosetto, avanti, che tanto la usavi poco anche prima. Oh mio Dio, questa testa è andata un pochettino a male, ci serve proprio la carne più fresca, ovviamente, no, il torso, no. Recupera eventuali altre parti, signore, lei c'aveva qualche parte extra? Non discuto. Signori, in cucina dovete essere sicuri che l'indigeno sia fresco di giornata. Perché sennò c'è quella spuzza di stantio. E la gente poi quando viene a pranzo si lamenta. La Gianfranca si è un attimino spaventata. Gianfranca, è normale, un po' di sano cannibalismo fra amici. Allora, quanto ci vuole questo accocchio di zuppa? Ok, il coperchio si muove, quindi vuol dire che deve essere quasi pronto. Intanto vedo di raccattare casomai un po' di legna. Presumo che il tutto vada messo nella nostra borracciona stampata con la stampante 3D alcuni episodi fa. Sì, la Gianfranca mi sa che non si fiderà di me più di tanto. Oh, intanto che non mangio a quello che cucino io, Gianfranca, non ci sono problemi. Dai, 8026 minuti. Ah, se qualcuno se lo stesse domandando, sì, la pentola respawna. Quindi tecnicamente possiamo andare un po' avanti e indietro e recuperarne altre in modo tale da averne una nel nostro inventario e una fissa casomai sempre nel nostro accampamento. Però mi pare che più di una non puoi averne nell'inventario, che è un po' una cazzata, ma vabbè, riporta. Gianfranca si è fatta smazzuccare nel frattempo. Oppure lei c'ha il ciclo dalla faccia. Non lo so, con tutte queste gambe potrebbe anche essere che non mi faccio domande. Maronne quanto ci mette a prepararsi sta roba. Lo so, Gianfranca, c'ho fame anch'io, porti pazienza. E non ho ancora cucinato il tizio di prima. Wait, t'ho visto, bastardone. Anche tu vuoi finire sul menù? Che succede? Mi sono scottato col fuoco. Aspetta. Ok, problema risolto. Capita, in cucina dovete stare attenti letteralmente a tutto.
Guarda che la vedo, eh. Non è che si mimetizza più di tanto. Signore, anche lei davvero non era più furbo del circondario. Basta? Tranquilla Gianfranca, questo non ce l'ho. Ah, lei non ha visto niente, perfetto, nessun testimone. Oh, mi sono appena ricordato che abbiamo anche l'arco tecnicamente. Ciao piccolo stellino, ti mancherò clamorosamente. No, vabbè, ho bisogno dell'arco composito. No, sì, lo so Gianfranca, la freccia l'hai passata molto vicino all'orecchio. Ok, mi sa che sta pentola è una menzogna. E ancora, non è pronto? Gianfranca, cosa vuole? Devo seguirla dove? Vuoi un abbraccio? E poi scappa. Prima mi dici vieni, te la do. E era sottinteso? E poi scappi. Vabbè, non importa. Donne ragazzi, donne. Ok, mi sono rotto le palle. Sta puntata di in cucina col telone. Non sta procedendo abbastanza bene, eh. Quindi nel frattempo vediamo di accendere un ulteriore falò. Voglio dire, c'ho due pentole. Questa è un carpino d'acqua. Acqua sporca, va bene lo stesso. Tanto una volta che l'hai messa qua fa tutto brodo, fine giornata. Perché ho preso tutte quelle parti del corpo? Perché c'è una ricetta, che se ben ricordo si chiamava Greg, eccola là sopra, che richiede per l'appunto di mettere gambe, braccia, testa e tutte cose. Praticamente cuciniamo Greg. Faccio così, perfetto. E dovrete attendere un po' qualche minuto, magari aggiungere degli aromi, un pizzico di forfora della Gianfranca e via dicendo. E in men che non si dica, Greg sarà pronto per essere mangiato. Potete chiamarlo come volete, eh. Io lo chiamavo anche Franco ai tempi d'oro, ma vabbè. Ah, notavo che siamo a un tiro di schioppo dal bunker dell'intrattenimento. Sappiamo dove andare all'inizio della prossima puntata. Ora che abbiamo la tesserina, è il bunker con la prima stampante 3D che abbiamo trovato, per intenderci. Dicevo, ora che abbiamo la tesserina dovrei poterlo visitare. Devo solo ricordarmi di svuotare l'inventario prima, in modo tale da poter portare con noi quante più risorse possibili. Gianfranca, che dice? Greg ha un buon profumino. La Gianfranca approva. Piccola cannibale bastarda. Ragazzi, io sono qua da un quarto d'ora e il cibo ancora non è pronto. Quanto ci vuole? The Forest, anzi, Sons of the Forest, io un po' capisco. Ma, vuol dire, mi sto annoiando talmente tanto che sto costruendo un finto muretto qua sopra per dirvi quanto davvero mi sto annoiando. Ok, comincio a pensare che mi si siano buggate le pentole. E sì, sto costruendo muretti in zone random così. Per simpatia. Vabbè, gente, facciamo che all'inizio della prossima puntata vi dico se effettivamente in cucina col telone sarà un successo oppure no. Perché, non lo so. Ho capito che il Greg mi si deve stufare un pochettino perché sennò la carne è stopposa. Ah, mia, cioè, oh cazzo, ho messo del ramen con una gamba. Ma porca miseria, ora non è che mi pare di chiedere più di tanto. Gianfranca, lo so, provi a cucinare lei se vuole. Come devi guardare la tua faccia tutta sporca? Vada a lavarsi, ne abbiamo già parlato. Ad ogni modo, gente, per questo episodio ci possiamo fermare qua. Gianfranca, sì, ecco, quella è la quinta. Faccia sec sec. Incoglionita. Dicevo, ci possiamo fermare qua. Speriamo davvero che sta roba si cucini, se no ho sprecato un Greg per nulla e un po' mi dispiace. Nei commenti ovviamente fatemi sapere cosa ne pensate, lasciate un bel mi piace, altrimenti Greg non si cucina. E noi ci vedremo in un prossimo video. Ciao ciao!